Siamo al quartiere di Ravanusella, meglio noto come Valli Caldi, per questo tentativo di rigenerazione urbana che nel tempo fu tentato di essere messo in piedi da alcuni giovani agrigentini. È però diventato un luogo di degrado, degrado dove abbiamo vissuto fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, dove sono state fatte importanti operazioni di polizia, dove l'amministrazione comunale, d'intesa con le forze dell'ordine, ha sviluppato un'azione forte tendente al ripristino di legalità. È un quartiere dove la rigenerazione urbana, da fatto pensato, comincia a diventare un fatto sostanziale, perché il quartiere dove è stato finanziato un importante progetto, il progetto Ravanusella, di cui cominciano a vedersi le prime luci, cioè interventi di recupero ambientale e di mobili fatiscenti, con l'inserimento di un privato che si immette in proprietà che debbono essere vendute ad un prezzo che è predeterminato. Oggi l'importante opera dei nostri ragazzi di Lega Ambiente, soprattutto, che ha voluto dare con questa attività di pulizia, messa insieme alle altre che ha svolto l'amministrazione comunale di continuo su questa area, e anche attività di sensibilizzazione. Questa di oggi è un'attività non solo di pulizia, ma è anche un'attività di sensibilizzazione. Se teniamo desta l'attenzione sul tema dell'avanzamento civile, la città farà passi importanti. Allora, questa zona è stata oggetto di un degrado ancora più grave di quello che c'è attualmente. Poi, grazie all'intervento dei carabinieri in coordinamento con la polizia urbana e soprattutto grazie anche alle operazioni di costante bonifica che abbiamo fatto, si è riuscito un po' a liberare alcune discariche che si reiteravano costantemente. Adesso bisognerebbe cercare di restituirla a quella che è la fruizione sociale, perché questo quartiere qualche anno fa era un punto di aggregazione, di promozione di attività culturali, di incontro tra giovani che riuscivano in qualche modo ad animare tutta questa realtà urbana. Ed oggi è significativa questa iniziativa che sta promuovendo Lega Ambiente, perché richiama ancora di più l'attenzione rispetto a un problema che è forte e che ha costituito un punto di debolezza nella situazione, diciamo, igienico-sanitaria della città di Agrigento. Bisogna anche ringraziare la comunità, soprattutto dei senegalesi, che si sono dimostrati persone che hanno un alto rispetto per l'ambiente, per il luogo in cui vivono, e lo hanno difeso anche contro altri connazionali, altri soggetti che invece non avevano alcun rispetto per il loro territorio. Siamo molto soddisfatti di come è andata oggi questa iniziativa, soprattutto perché ha visto partecipare dei giovanissimi che non erano mai stati in questi luoghi, non li conoscevano, e siccome il nostro obiettivo era non solo quello di fare un'attività di sensibilizzazione e un'attività dimostrativa di pulizia, ma era anche quello di stimolare una presa di coscienza e una conoscenza dei luoghi, diciamo, che fanno parte del territorio di Agrigento. Questo perché noi reputiamo che solamente conoscendo e imparando, appunto, ad apprezzare l'importanza storica e culturale di questi luoghi, si può sperare che finalmente si riesca in qualche maniera ad uscire dal degrado e a disegnare un futuro migliore per la nostra città. Replicheremo questa iniziativa, organizzeremo anche altri momenti di convivialità che coinvolgano proprio le persone che vivono in questi posti, che ci vedano assieme a loro, e abbiamo saputo tra l'altro che il Comune al più presto realizzerà proprio un incontro soprattutto con le comunità di stranieri che vivono in questo luogo, proprio per sensibilizzarli per quanto riguarda soprattutto la questione della raccolta differenziata e per organizzare meglio il servizio rispetto a quello che attualmente, diciamo, è in vigore. Siamo qui per collaborare con Lega Ambiente per ripulire questo bellissimo posto di Agrigento che recentemente era stato abbandonato. Abbiamo portato qui parte dei nostri ragazzi affinché potessero raccogliere tutto quello che era possibile raccogliere. Rivalutiamo questi posti, che sono posti della nostra gioventù e sono posti bellissimi.